Salve a tutti, Nendavio. Johnny Petronel qui. Viviter. Bastardo. Prima io. Ma che cazzo, ce la facciamo a salutare almeno una volta? Saluto doppio, vabbè. È sempre a rovinare tutto pronto quest'uomo. E beh, sì, sempre, bentornati. È sempre... Cos'è che hai detto? Ripeti quello che hai detto. È sempre così. Ciò che ho detto. Eh? Hai sentito benissimo ciò che hai detto. Sì, ma hai detto in un modo strano. Hai parlato tipo Yoda. Io non ho mai sentito Yoda, non so come parla. Cioè, ma c'è questa musica che promette avventure, roba fantastica, e poi ci siamo noi. E beh, noi dobbiamo essere all'altezza sempre della musica. Minchia, quella casella su cui sta Alm, ce la siamo guadagnata l'altra volta. Veramente, sì. Con quelle streghe, due streghe da sole che ci hanno dato più problemi di del mercenario. Quindi Selica? No, sì. Alm. Alm, perfetto. Decidetevi, però avevamo detto Selica, facciamo lei o Alm? No, facciamo Selica, ma ho capito che le streghe hanno dato problemi a Selica. Io ti stavo correggendo, no, ad Alm, ho capito, no. Io male. No. No, è colpa vostra che siete sordi. Non cammineremo a piedi nudi sui tappeti oggi. Soprattutto sì, non contro gli arcanisti qua. Peccato. No, facciamo iniziare. Magari facciamo due capitoli e quindi facciamo entrambi. Beh, chissà, è in caso devo trovarmi un'altra miniatura, perché io ho le miniature a tema personaggio. Ma no, è meglio tenerci un solo personaggio episodio. Vabbè, vediamo come ci gira. Ingaggiamo la squadra nemica. Già dobbiamo farne una di mappa, che non è banale. Eh sì. Quiet everyone. That must be Garth and his men. Probably best to avoid them. Let's go around that way. Selica, look. Huh? Oh no, un disguido. Abbiamo una sorpresa qui. Well, give the little girl a prize. You're pretty smart for a foreign lass. In that case, might be he also know how much coin a pair like you could fetch. Katria, keep your wits about you and do not. In che senso vendendo due ragazze? Mica si possono vendere le persone. No, nei giochi di Fire Emblem ufficiali il human trafficking c'è. Cioè... Però solo di donne, nessuno è mai interessato a maschi potenziali. Gli uomini lavorano solo qui. Non a uomini Beorc, almeno. Infatti. Quello è vero. Scusa, ma... Vedi mappa. Ah, ecco. Emozionarti. Tre staccati a caso. Cioè... Come l'hanno decisa sta cosa? Poi Jenny, Boy e Valbar. Vabbè, tanto li puoi spostare. Sì. Io adoro l'estetica di questa mappa, proprio bello così sul mare, molto carino. Sì, con i due fiumi. Si vede molto che era del Super Nintendo. Sì, vabbè, magari. No, del NES. Aveva cioè... già 16 bit. Costi fiumi così quadrati, però. Ottimo. Che l'acqua inizia a dare problemi. No, esatto, stavo per dire il segnale di nuovo. No, pure a me ha fatto. Meno male. Ma che vediamo le nuove unità. Infatti. Beh, nuove più o meno. Ci puoi toccare sopra il nome di Paola? Sì. Calere Pegaso di Acaneia. In italiano è Acaneia, tia. Come Palla e Paola. Cosa fa l'anello angelo? Da più 20 di fortuna. Però... Che rispetto al suo... Alla faccia... Catria! Catria è molto più... Scusa, torna su Paola. Cioè, scusa. Paola c'ha 4 di fortuna e lei ce n'ha 12. 32, anzi. Oh.
C'è anche due punti in più di velocità con tre livelli in meno. Eppure 5 punti di 4 punti di resistenza in più. Però lei ha più attacco. E soprattutto il giavellotto. Beh. Dai, che giochiamo a giovedì in Emblem. Non sa apprezzare le sfumature di differenziare le unità. Ok, facciamo qui un cambio e... Ma una è meglio dell'altra, non è che c'è sfumatura lì. Rende le cose variate? Oppure mi dici che Radiant Dawn non è migliore perché esistono Fiona e Meg da allenare? Ma Fiona e Meg le alleni tu. Perché mi piace vedere i loro numeri bassi salire. Vabbè, più basso. L'unico qui che lo fa. Qui, però so che esistono altri come me, cattivi. Ma faremo in modo che non esistano più. Beh, vabbè, no, anche io... eccessivo, forse. L'avete sentito voi qui in diretta, una minaccia diretta sulla mia persona, cioè peggio di Fire Emblem Universe. No, peggio di Fire Emblem Universe non si può. È il godito in insulto pesante quel che mi questo è molto pesante, sono offeso. No, Davio, così non viene censurato. Dici indietro di uno, così si prende il ponte. Sì. Così, vabbè, tanto non è che fa differenza attaccare. No, fa differenza che da qua puoi attaccare quelli che arrivano da tre direzioni. Vero, non ce l'ho pensato. Anzi, Davio che prende le cose basiche sull'apposizionamento. Sì. Sull'apposizionamento. Io purtroppo sono sempre abituato adesso con Genealogy, in cui le cose sono un pochettino diverse. Più aperte? Ma sono io che ci gioco a Genealogy. Ma anch'io ci sto giocando per conto mio. Ci stai giocando anche tu? Sì. Scusa, Riviter, se non è off limits per tutti. No, scherzo. Dovrebbe, perché è Genealogy, però... addirittura andiamo a fare il boss primo turno. Quale razza di design ti permette di affrontare il boss al primo turno? Anche il capitolo 6 di Genealogy al terzo. Al terzo, ok. Io al prologo quello devo recuperando. Diciamo che non è che sono proprio entusiasta di giocarci, quindi... Perché no? Allora perché lo giochi? È perché comunque... mi serve per fare un po' di ricerca. Ah, ok. Ok, tanto qui. Come non ha la cortesia di mancare, va? Cioè, guarda questo! E vabbè, povero boss. Alla faccia del boss, eh? Beh, però intanto ancora di più. Sì. Yeah, che bravo. E nessun altro attacca. Meno che l'arciere non è andato contro di loro. Voi che fate? Ce n'è uno a caso laggiù in basso a destra. E voi che fate? Ci rubate l'esperienza. Ma potrebbero fare come engage, diamine, finisci e si sono uniti al gruppo. Sì, infatti, cioè, almeno avvicinati a Selica, no? Cioè, i Fire Emblem nuovi sono proprio allergici a reclutare le unità sul campo. Anzi, ci devo andare con Selica, no? A parlare con loro. E non per forza essere capace come l'altra volta che si uniscono dopo la battaglia. Pure questo è vero. Dicendo grazie per l'aiuto, ci uniamo a voi. Questo gioco era molto alternativo nei suoi reclutamenti. Lascia perdere. In engage è bellissimo quando le unità si uniscono al gruppo subito dopo le preparazioni perché non gli puoi assegnare gli emblemi. Una roba fantastica. Sì, e di solito si presentano già con un emblema equipaggiato, quindi... No, i principi o i reali, i loro attendenti no. Ah, certo. Alcrist, Lapis e Citrine non arrivano con niente, per esempio. Sì, è vero. Yunaka invece con Mikaia sì.
Io poi a Alcrist ho dato la Reno Leaf, quindi. Io adoro l'anello di Leaf che ti fa contrattaccare con un'arma automatica che ritiene opportuna. Mi è tornata molto utile. Eh sì. Tanto questi qua attaccano tutti da vicino, sì, quindi. Quelle scuri non le avevano ancora inventate. Ma il Vivider che racconta? Tante cose. Troppe. No, capisco. Niente di che in realtà. Avete passato una buona Pasqua? Avete mangiato no. L'agnello? Neanche. No, oddio, ah no, scusa, già è vero che tu sei... Hai mangiato le patate... Ma to... parte due dei commenti rumeni che ti accadono. No, non c'entra niente. Da noi Romania, anzi, ci sono i telegiornali che parlano. Ah, guardate, le patate apprezzano l'agnello. Ah. Cioè, si fa anche da noi. Però nel senso... Pazzesco. Noi in casa non l'abbiamo mangiato. E comunque odio stare dai miei genitori, quindi no, non l'ho passata bene. Okay. Sì, io invece... io sto normalmente lì, quindi non è che fa differenza, però non mangiamo comunque l'agnello. No. Il bergamasco l'agnello l'ha mangiato lì al nord, non lo so, magari gli teneva caldo. No. Non neanche. No, neanche io. Raga, ma voi avete comprato le uova di Pasqua di cioccolato? Quest'anno? Sì. Costano tantissimo. Noi non le abbiamo più prese. O comunque stanno diventando una spesa. Sì, tanto qui c'è Camo che può prendersi tutti. Sì. Soprattutto l'arciere poi viene eliminato. A meno che Camui non si metta a criticare tutti. Ma no, che non critica. Lo farebbe. Con 18 di critico. Non lo farà. Lo garantisco. Chi è visto? Non sono come Davio che dicevi della kill a Claire? Manca. Ah, ma questi lo passano il fiume. Beh, anche tu potevi passarlo il fiume. Eh sì, ma non mandava. 21, ok. Questo è un problema. Meno male che l'arciere ha attaccato qualcuno. Ah, no, l'arciere. No, quella era Leon che contrattaccava. Ma io ho fiducia che l'arciere mancherà, tranquilli. Questa me la segno, eh. Fai bene a segnartela. Tiè, non ha manco attaccato. Dove va? Ma vabbè, fai bene a segnare le cose, cioè, non è proprio del futuro. Vabbè. Madonna mia. Come che è 18 di critico? Forse... parte perché forse un bonus della classe, però. Pure la spada benedetta, forse... Anche il sostegno con Leon. Ah, possibile, se è il sostegno. Beh, no, il sostegno è segnato in giallo. Il sostegno gli aumenta la possibilità di colpo. Solo quello o anche dell'altro? Eh no, vedi, colpo è 100 però ha una parte gialla alla fine. Ah, quelli sono i bonus dei sostegni. Non l'avevo mai capito, ok. Eh sì, pure Paola qui, Palla. Meno male che hanno cambiato il nome in italiano, povera Palla. Io preferisco Palla. In realtà Paola è il nome originale. Paola o Paola? Credo sia Paola in particolare. Paola. No, penso sia Palla. Shadow Dragon tipo la chiama Palla. Sì, in inglese, ma dico in giapponese. Ah, ok. Allora, qui... Mei che dice potrei essere un po' esausta, ma da quando? Ma stai bene, tizia? No, dai, facciamo lui che almeno dovesse mancare. Strong, you know.
Ma voi lo sapevate che Mist di Path of Radiance in tedesco ha un nome diverso? Avevo sentito questa cosa, sì. Perché... Si chiama Alia. Si chiama? Alia. Alia. Sì, perché in tedesco Mist vuol dire... tipo qualcosa che non è andato bene, credo. O una parolaccia, non mi ricordo. Lo cerco così adesso in diretta. Grande. Ah, tipo dannazione. Sì. Sorella, sei una dannazione. Beh, del resto una cosa simile è successa anche a Darcia. O meglio, Marcia in originale, che da noi è Darcia. Quello è vero. Poi muoio internamente quando sento Lucia chiamata Liuxia. È così diversa come pronuncia, mannaggia. Eh sì. Aspetta un attimo, ma... Allora... 10 di fortuna. Triplo non modificato. Eh sì, deve essere un bonus della classe questo. Eh sì che lo è. Questo gioco, ricordate, come genealogy discrimina, quindi gli piacciono le spade. Eh sì. Mi dispiace Valbar, però mi sa che... Che tu volevi pure crittas. Magari sì. Almeno Valbar faceva qualcosa invece. Boh, lo mandiamo indietro. Gli diamo un solo nemico. E forse pure l'arciere, guarda. Visto che sta andando verso le scorte. Vero. Pure quello se ne va. Magari ste qua saranno gentili e lo seguiranno. Mazza che schivata. Che bella questa animazione. Ha fatto un salto nell'aria proprio carinissimo, che Mario si risogna. Cioè neanche gli eroi fanno ste cose. Ma quanto è stupida la clip di noi nell'arena con It's a me, Mario. Proprio manco si può chiamare. Io voglio beccare un Luigi, cioè. Manca anche lui ancora. E lui solo in Project Naga l'hanno messo. Va alle scorte adesso. Troverà un modo. Beh sì, di sicuro, tanto questi qua si mettono a girare intorno a personaggi. Bravo Boy, che si prende una kill anche lui, meno male. Oh, e adesso in che sale? Abilità che non gli serve. Vabbè, mi piace. Almeno difesa. È cresciuto praticamente in due cose. Scusa, ma 9 di difesa? È tanta. Eh sì, cioè sì, per un mago... Boh, non si spiega come cresce in questo modo. No, ma ha un growth di difesa alto. In questo gioco è un po' stupido che i maghi, indifferentemente se hanno alta abilità o meno, la probabilità di colpo è la stessa. Gli toglie dalla personalità, secondo me. Sì, è una cosa strana. Vabbè, no, dai. Vogliamo a lei la kill. Vogliamo un secondo remake di Gaiden, per favore. Magari questa volta toccate pure le mappe. Magari. Difesa. Fortuna. Però dai, difesa e punti vita. Wow. Ecco, il suono che ha fatto il gioco è perfetto per commentare quello che hai detto. Veramente? Difesa, difesa. Attacco. Vabbè, dai. Più punti vita curati quando arriva a Nosferatu. E Saber...
È un po' triste che la parte della fortezza non si sia usata un po' di più per il giocatore, cioè. È solo per estetica. Cioè stava un nemico e delle scorte. Questo non si capisce che vuole fare, comunque. Cioè, Valbar davvero non può far niente. Cioè, non si capisce. Questo... ogni tanto va bene e poi fa questo. Questo è Valbar che si triggera a non poter far niente. Eh sì, visto che è lento, rallenta il gioco. Ok. Sì, sempre a te. Sì. E giusto non per finire, non si può neanche spingere, cioè, perché hanno tolto la spinta. La spinta era veramente una cosa che dovevano tenere, secondo me. Pure in engage io ogni tanto dico, ma perché non puoi spingere questo? Mio, cioè, è così utile. Capisco l'esperienza bonus. No, non lo capisco in realtà. La spinta. La spinta, il poter soccorrere. Il soccorso veramente è una cosa criminale da togliere. Scusa, ma Serica, quanto esperienza bonus ha preso? Vai su. Dico pochissima. Ma dipende da quante unità hai sconfitto? Sì. Ah, i quattro protagonisti. Jenny sempre fantasma. Perché siete andati via? Cioè, ma almeno aspettale, no? Le due sorelle che ha appena salvato. O meglio, scusa, ma io ci dovevo parlare con loro? No. Aspetta, vai giù, scendi giù alla città. No, non guardare tu le cose, fidati del Johnny qui. Ok, Johnny, potresti andartene a cercare su internet. No, scendi giù qui in città. Ah, e nel frattempo ci sta quello lì che si muove. Beh, visto ti è. È vero, ha senso, che vadano lì, però. Perché questa conversazione non si è potuta avere un attimo prima? Sì, infatti, cioè, aspettate un secondo e così non c'è il rischio che uno vada avanti, come stavo per fare io. Appunto, ti stava dando un mini infarto fasullo così. Scusa, Esther? Sì, in italiano è Esther. Cioè, ok, si chiama Esther. Capisco che magari è fuorviante, però. Tanto se ci pensi, Est è comunque un'abbreviazione di Esther anche in inglese. Infatti. Tanto male non è, dai. C'è di peggio. Poi cerco pure se è Esther in originale. No, Katria, tu no. Tu resta. No, dai. Cioè, è bello che gli hanno doppiato pure se dici di no. Sì, veramente. Io l'ho fatto. Erano così delusa. Una side quest. Il pesce. E beh, grazie, eh. Gusti raffinati, ha scambiato il suo zucchero col sale. Che stupido. Un Dagon? Non mi ricordo se ce l'abbiamo. Filetto di Dagon. No, bisogna andare dal pescatore. Vai dal molo qui. The path to Sophia Castle was blocked during that big earthquake. Sorry to rain on your thatch, but there's nothing for it. Meno male che avete il mare, va, se non eravate bloccati. Sì. Dai, facciamolo di fretta però sta cosa, perché vorrei in caso.
Serfug mi chissà che chiede anche qualcosa. Ah. Sì. Ok, filetto di Dagon. L'inghippo. Gli serve la lenza, ovviamente. Ma che ne so di che lenza può catturare il Dagon? Se solo Diamant fosse qui. E ascoltiamo pure questo. Ah. E non è che io me lo terrò il tuo scudo. Ah, ok. Ti ricorderò solo di esaminare quando verrà il momento. Mi sento in una visual novel qui. Oh, dai. E allora ce ne andiamo e ci ricordiamo che questo qui è un SRPG. No, non voglio cambiare genere. Visual novel la vita. Guarda, pure io finché non finisco nell'abisso. Quindi. In che senso nell'abisso? Proprio quando ti capita visual novel che. Che ne so. Finisci nel finale sbagliato di Ace Attorney, diciamo. Ah, ma quello succede solo una volta. Another graveyard filled with even more terror. Devi sapere che io sapevo di quel finale, diciamo, un paio d'anni prima di giocare alla serie. Quindi, ah, okay. Mi sono trovato a sapere già come andava tutto il caso. Triste, è un caso molto carino quello. Sì. Non so se Vivider lo conosce. Di cosa state parlando? Di Ace Attorney, Phoenix Wright. Ok, quale? Il 2. Il Justice for All, il 2. Ok. So what if those guys sprout up like weeds? Ah, ok. Perfect target practice. After this little warm-up, we can storm the Temple of Mila with spells. Why would we want to storm the temple? No. Che ingenuo, poi. Cioè, non è assolutamente quello che ha detto, però ok. Sembra familiare questo posto. Ma non l'avranno mica copiato? È da controllare se l'hanno copiato. Non penso, penso ci abbiano solo aggiunto Tomber. Sì, giusto. Prendiamo la stessa mappa, ci aggiungiamo albero 1, tomba 2, nuova mappa. Tomba 60 di schivata, ma che... E meno male che abbiamo i maghi. Sì, infatti. Tra l'altro, io ho solo una lancia, no? Perché? Tu hai solo una? Una lancia, sì, è il giallotto di palla. Sì, Patria per ora resta senza niente di particolare. Sì, a parte l'anello che dà 20% in più di fortuna. Anzi, no, 20 proprio. Ok. Dai, facciamo in fretta questa perché... questa si fa abbastanza in fretta. Ready anytime. Sostegno. Oh, hey boy, what's shaking? Do you not want to fight? If this is too painful for you, you can just say so. It's all right, really. No, this is great. Fighting lets me practice everything I've learned. Perché era sotto l'impressione che May non si stesse godendo la vita? Infatti, cioè. Anzi, lei lo sta facendo e tu no, quindi. Dodoy, I just said what I was thinking. It's a surprise to be fighting actual real life people, that's all. Oh. Well, now I feel like an idiot for worrying. Quello che livello era? Sono ancora B, no? Non può essere a questo punto. No. Okay. No, secondo remake di Gaiden anche per mettere più sostegni, cioè è deprimente che ce ne siano così pochi. Siamo stati privati di così tante potenziali interazioni carine. Sì, veramente.
Saber e Selic che non hanno sostegno. Vi immaginate Saber e voi, che carini anche. Saber che direbbe a me: ma tu sei pazza, sorella, la provo. Sì, c'è. Opportunità. Ok, capisco che nel gioco originale proprio non c'erano, quindi è meglio di così, però. Piccoli passi, che non possono mai diventare passi veri, perché sennò Fire Emblem Universe mi ricorda, ma devono lavorare troppo poi, per scrivere. Oh, e soprattutto non c'è acqua qui. Meno male, davvero. Ma adesso Selica l'acqua non la vedrà più, sa? No, passa un clima un po' diverso. Mi chiedo se i viewers sanno di ciò che parliamo, dato che l'abbiamo spoilerato fin dall'inizio del lato 2. Valbar che fa qualcosa. Oh. Si è vendicato della scorsa battaglia. Vedi, così si fanno. Così si allenano le armature. Meg, Arden. Le lasci? Il veleno che toglie 10. Il veleno non ti può mai uccidere, però, eh. Beh, questo te è di sicuro un bene, però. Era solo per fartelo sapere, perché mi ero spaventato quando l'ho giocato io. Ok, però comunque vuol dire esperienza per Jenny, quindi. Ma così pure usare Jenny, ma. Quanto sei depravato? Le dai esperienza, ma. Io do sempre l'esperienza alle unità che mi piacciono. Ma sti qua è un botto di difesa? Sì, veramente 49 di difesa, di punti vita poi. Yes, anche. Ancora grazie che non c'hanno i sassi di engage. E magari aspettiamo un attimo prima di fare il sostegno, perché. Sì, lui sulla tomba sta molto bene, mi dicono. E vabbè, cioè. 6%. Vedi, così si fa. Si aspetta la fortuna proprio. Anche se. Se lì che un colpo d'abbondanza lo riesce a fare. E non so se recupera qualcosa, però, perché. Sì, recupera. Povero lag. Guarda, onestamente non mi fido, però, perché. Ti ho mai guidato io sulla strada sbagliata? E no, il discorso è che se la colpisce poi. Gli fa 6. Ma lei con. No, le fa 14. Ah no, aspetta. 14, 8 difesa. Proviamo. Tu che non calcoli la difesa di Selica. Io sono abituato al danno che nei giochi nuovi è proprio quello che fa. Adoro. Ho avuto paura e ti ho pure mancato. E vabbè. Vivider che si compiace perché ho fatto una predizione molto carina. Oh, e qui la spada benedetta fa il suo lavoro. Cioè, salto in aria parte 2. Dalla presa poi dello zombie. Ah, ti piace tanto triplo? Eh sì, per la sua fortuna. Ah, ecco, sì sì. Imparami. Anche se. Ma questi hanno zero di fortuna. Perché qui non c'è scritto la possibilità di critico normale? Lascia perdere, mi urta un sacco. No, pure qua non c'è scritto. Cioè. Cos'è, sono state lo standard? Questo gioco ci teneva ad emulare lo UI del NES, che ti dava meno informazioni. Sì, proprio l'esperienza autentica. Mio Dio, ci manca l'8-bit qui. No, quanto mi urta, perché essendo loro a 93 di esperienza, finiranno con 99. Eh sì. Vabbè, dai, lui. E lei la mettiamo qui. E vediamo un po'. Tanto qui.
che vuoi che succeda? Voi cosa vorreste della trama del prossimo Fire Emblem? Bella domanda. Serietà. Anch'io. Sì. Io vorrei che non... Perché ho scoperto recentemente che in Engage la versione americana e di conseguenza noi europei è stata censurata un sacco rispetto al giapponese. Hanno cambiato un botto di roba nella scrittura. Tipo? Gold Mary in giapponese parla di problemi tipo di peso, no? O qualcosa. Invece i sostegni nostri occidentali, lei con Fram parla di qualcosa totalmente diverso. Non mi ricordo che cosa al momento, però tipo... Oh no, mi giudicheranno perché mentre mangiavo facevo smorfie. Oh, you know me. I'm always at 110% when you're around. Robe così, no? Sì. Non mi piace tanto questa cosa, mi sa tanto di viscido. Sì, anch'io preferirei di gran lunga una cosa seria. A me piace, per esempio, quando il mondo è proprio sviluppato bene, no? È per quello che mi piace, è quella la parte, anzi, che mi piace di più di Jagdral. La definizione del mondo, delle sue nazioni. Cioè, è così cruda, ma... Cioè, è così... Può essere così... Dark, ma è autentica, cioè... Sì, così come del resto mi piace anche Tellius, per motivi simili. Ricordo, quando ci ho giocato almeno la prima volta, di essere stato impressionato. Totalmente ti immergono proprio. Sì. Invece, cioè... Anche giocando a Triausis, io non sento la stessa cosa di mondo espanso, diciamo. Del vedere tutte le parti del mondo. Forse perché ho fatto solo una storia. E quindi ho visto solo quelle parti che si visitavano in quella lì. Non mi ricordo neanche più quali paesi invadono. No, io ti Houses sono abbastanza tutti uguali. Fighting at your side is le nazioni di Triaus. No, cioè, other distractions. Ok, cambia la struttura politica, fine. Sì. Le nazioni sono identiche. It's actually pretty flattering, I suppose. Cioè, manca diciamo questo mondo che ti fa immergere, come diceva Johnny. E poi col poco di engage che hanno fatto puoi scoprire pure che gli occidentali, gli americani, ci hanno messo lo stentino nel sanificare le cose, proprio mi rovina l'esperienza, cioè. Sì, a me piacciono le cose proprio come sono state scritte, no? Non è che... A parte gente come me non ha proprio bisogno di versioni censurate, ma poi... Sì, infatti... Gente come me, come noi, anzi. Cioè, non è che siamo bambini. Infatti, anche, cioè... Ma sì, diamolo a lui. Che sennò diventiamo la prof di scrittura. Ma ci sono dei bambini che potrebbero giocare a Fire Emblem. E che me ne frega? Cioè... E a parte che esisterebbe il PEGI apposta. Cioè... questo gioco qui, Il PEGI, è vero, sì. Dove sta? Come dire che gliene frega che gliene freghi davvero qualcosa. Questo gioco qui è PEGI 12, per esempio. Quindi... Cioè, facciamo l'esempio di Gold Mary, no? Bambini in Occidente avrebbero visto Gold Mary che parla del suo peso, eccetera. Infatti... Sarebbe stata... Ah, però è un'idea anche molto carina. Posso diventare anch'io... con bambini che giocano a Fire Emblem. Sì, c'è... Cioè... Sì... Proprio un gioco che di gameplay è fatto apposta per essere giocato dai tuoi. Sì. Non muoverti dal cimitero. Perché? Si risponda subito. Vai a sinistra come prima cosa. Infatti, perché dovrei andare lì. E infatti...
Dai, intanto che facciamo. Intanto che entro qui al villaggio, facciamo ste cose. Ecco, ora continuo a parlare pure, scusa. Era sì. Per annunciare. Il Vivider si è zittito. No, io avevo sentito gente che diceva, ma ci sono i ragazzini, i bambini che devono fare. Bambini, ragazzi, cioè. Ma i ragazzini seguono Manx. Quando si parla con gli americani è difficile. Beh. Perché per loro. Boh, si è bambini fino a. Beh, se parliamo dei. Indefinita. Se parliamo degli utenti di Fire Emblem Universe, li sono tutti bambini, anche se sono cresciuti. No, però dico. Cioè, quello è un insulto ai bambini. Infatti. Conto mio, dopo i 12-13 anni, il momento in cui devi essere tenuto sotto una campana e non devi. Cioè, potrebbe già finire prima, però. Dopo i 12-13 anni, cioè, è inquietante tenerti sì. Sotto una campana e non farti e censurarti le cose perché. Però, vabbè, stiamo parlando degli americani. E sì, ma infatti sono d'accordo anch'io, cioè, io ho 14 anni. Il problema è che Fire Emblem di base è un gioco che non. Cioè, non è Pokémon. Che lo prende in mano un bambino e ci gioca tranquillamente. Cioè, Fire Emblem lo prende in mano un bambino, inizia il prologo, game over, rifà il prologo, game over e non va avanti. Sì, a meno che non fa solo il prologo di Fire Emblem 7, che è automatico praticamente. Ma anche in caso, capitolo 1, inizia a fare game over. Sì, sì, e non va avanti. Cioè. Ma vabbè, cioè, sono discorsi un po' inutili, già, fin fine ritorniamo sempre al fatto di persone che vogliono censurare quello che fanno gli altri, fine. Sì, poi, cioè. Poi che si tirino in ballo i bambini, lo facciamo per i bambini, lo facciamo per quello, lo facciamo per quell'altro, chi se ne frega. Lo quelle sono scuse. Quello. Quelle sono solo scuse. Cioè. Sì. Cioè, perché possiamo stare qui a parlarne all'infinito, ma sto su. Ma perché ho sentito che tipo alcuni localizzatori americani di Engage erano proprio gente anche che o non guardavano anime oppure li disprezzavano, una delle due, non mi ricordo più. Sì. Cioè, c'è un video inglese di YouTube che ne parla. Diciamo, il disprezzo per gli anime in generale e per. E per quello che è associato agli anime, perché Fire Emblem, ci piaccia o no, alla fine è associato, diciamo. Sì. E stavo cercando adesso sul telefono su Reddit, no, per vedere se trovavo sti localizzatori, che cose che non gli piaceva. E invece mi è capitato, si sta lamentando che censura solo perché lui si vuole fare un indicen. What? E beh, certo, ovviamente. Quella è la seconda parte del tirare in ballo i bambini. Poi il dire che quelli che invece non vogliono vedere queste modifiche, quello vogliono fare. C'è bisogno di. Cioè. Vai. Ah, vabbè, ok, ti sei proprio fermato. No, mi sono fermato perché stavo per dire cose bannabili. Dai, siamo su YouTube, in caso ti metto i beep. Ok, diciamo che, cioè, penso che a una persona di quel genere non interessi particolarmente, cioè, tralasciando che è su un videogioco, quindi se quella persona vuole sposarsi di vicenda sul videogioco, cioè, ok. Voglio dire, sì. Non ci rimette nessuno. Sì, è vero. Niente di. Non è un. Quelli là non è che li andremo a fermare o li potremo toccare in qualche modo. Cioè, la gente. Vates
se l'è pur comprato in massa. Infatti, dove la tua sorella adottata di X anni, non so quanto, in quanti anni ha Elise, però molto probabilmente la puoi sposare, come Corrin. Ma la gente si fa, ma io ho visto gente su quel sito bello, quel sito bello, parlo di Fandom Universe, non, sì sì lo so, sì sì, no, perché visti gli argomenti magari si intendeva siti arancioni, no. Si sottintende sempre Fandom Universe, sì, esatto. Sempre quello il sito bello, sì, che c'era gente che si faceva problemi di un'eventuale relazione tra Roy e Cecilia. Ah, sì. Cioè, voglio dire, stiamo comunque parlando di Roy che, cioè, a quanto pare comandare un'armata, sì, prendere decisioni sul suo corpo, no, a 15 anni. A quanto pare Cecilia, sinceramente, posso anche capire. Beh, c'ha 25 però... anni, sì, mica 50. Sì, diciamo, è una cosa un po' strana, ma soprattutto per quanto riguarda il discorso che facevi anche prima, no, dei personaggi, quello che certa gente non capisce è che c'è una differenza molto grande tra il personaggio inventato, il disegno, i pixel sullo schermo, e la persona autentica. Non sono la stessa cosa, quindi non si possono applicare le stesse cose, le stesse, diciamo, gli stessi standard, che se uno vuole magari vedere la versione di Engage normale, vuol dire che poi si vuole sposare le undicenni. No! Non sto sposando undicenni nella vita reale, leggendo un sostegno su Engage. Perché certa gente non lo capisce? L'Engage in giapponese non pare neanche contenesse chissà che cosa. Sì, infatti. Così osceno. Ma sì, infatti, secondo me non... Cioè... Capirei magari una scena proprio esplicita, ok, lì magari qualche domanda posso farmela, però comunque questo non cambia che una cosa è un disegno e una cosa è una persona vera, e questo in America non è chiaro. Neanche da noi, Neanche da noi. È chiarissimo. Ma la cosa peggiore di tutto ciò è che i localizzatori europei seguono l'inglese perché non studiano il giapponese, sti pilloni, traducono dall'inglese. Più che altro perché non è stato doppiato in altre lingue, credo. Cioè, l'italiano, per dire, non è stato doppiato, quindi avresti l'effetto Echoes, cioè senti il tizio che parla in inglese e dice una cosa, ma quello, e poi in italiano dice... un'altra cosa, cioè. Se per Mario Party 8 nel 2007 sono stati capaci nel Regno Unito di cambiare spastic ad un'altra parola perché da loro era un insulto, cioè, se per esempio si potrebbe anche fare, cioè, sì, si mette il doppiaggio in inglese ma li lasci perdere. E di tutto ciò mi dispiace anche perché i doppiatori sono sinceramente bravi. Sì, cioè, sono bravi in inglese, però, a parte, io non credo che sia proprio così tanto chiedere un doppiaggio in italiano. Cioè... Sì, infatti, in tutte le lingue in cui vengono tradotte. Cioè, ho visto progetti anche online in cui i fan si sono messi insieme, si sono messi a doppiare cose. Magari, ok, non proprio tutto il cast, però... Se non hai il budget, tagli qualche linea di dialogo. Non serve magari che tutti i personaggi parlino. Taglialo a quello che ha mantenuto il design. Infatti. Quello può restare a casa. Però tipo lui,
puoi doppiarlo benissimo. Are you lot going to Grease Stronghold? If so, let me come and have my revenge. Lui, che reclutiamo, tra l'altro. No. Piccola parentesi, perché nel frattempo stiamo andando avanti nel gioco mentre parliamo degli argomenti. Sì. Argomenti per cui onestamente Vider diceva bannabili, però no, io tengo tutto. Bannabili, cioè... è verità. Per memare che dico bannabili. Sì, infatti, c'è non è che... c'è una spada sulla destra. Eh sì, ma non si può prendere. Non si può prendere. No. Ma è luminosa. Eppure ne ha, cioè, eppure. Ok. Boh, Allora, qui nel frattempo vediamo un po' questa forgia. Sì, che per sbaglio vi ho scatenato la giga conversazione. Dai, apprezziamo anche questo. Nai, davvero, spero che non vadano pesante con censura di cose piccole come in Engage la prossima volta, perché rovina solo l'esperienza, la rende meno autentica. Scusa, una piccola parentesi, il pugnale Dimmi. Oro, se io lo modifico, anzi, io lo devo modificare poi per ottenere l'altra arma, diciamo, no? Il pugnale oro specificamente non so se lo puoi mai fare altro oltre le tre stelle, prova ad andare sulla spada di ferro, tipo. Eh no, non ti fa, perché appena arriva a 5, cioè, dopo la potrai cambiare in qualcos'altro il pugnale d'oro, però non mi ricordo. Vabbè, nel dubbio. Intanto puoi dargli un nome. Sì, ma... vai su Inscrivi. Pugnale oro. Potremmo chiamarlo... Dai, lascia a voi l'onore. I bergamaschi per primi. Mi è venuta un'idea geniale, ma non è ancora il momento di dirla. No, questo te lo lascio a te, dai. Ok. Oddio. Pugnale Universe. Non lo so, cioè, quello al massimo su una spada arrugginita andrebbe messo. Guarda qui che lettere abbiamo. E la madò. Abbiamo le frazioni. Abbiamo le frazioni. Madò. Ma che... c'è la nota musicale. Cioè, abbiamo i segni aritmetici. A questo punto c'è più o meno. No, Davio, decidi tu il nome. Io al momento non sono pronto. Cioè, è stupito dalla quantità di caratteri. Peccato, non c'è l'integrale. Sarebbe stato divertente. A me urta non vedere le lettere rumene, madonna. Ci sta... Esistono le lettere rumene? Ma tipo la A e la I c'hanno un qualcos'altro sopra? No, c'hanno solo qualcos'altro sopra. Stavo scherzando. Vabbè, io ti prendo pure sul serio. Razzista oramai, ti becchiamo a te. Cioè, c'è sta la Y accentata. Non l'ho mai vista la Y accentata. La Y con due puntini? Cos'è, la derivata? Quelli sono due puntini sulla Y. Oh, veramente si possono mettere le formule matematiche qui con il nome, eh? Dai, 2 più 2 è uguale a 5. 3 quarti X... No, aspetta. No. Scriviamo la formula per bene. Cosa succede? Y due punti uguale. Mettici una mu. Tre quarti. Hai messo un mezzo. No, un mezzo. Un mezzo uguale. Non è uguale. Un mezzo mu. U ovviamente. Certo. X U. Dovete insegnarmi cubo. Come si pronuncia dopo.
e avete perso il mu. X cubo, ok. Mezzo mu x al cubo. Nota musicale. Punto di domanda rovesciato. Quello è spagnolo. Perfetto. Prima regola è perfetto. Oh. Mio Dio. E abbiamo così il pugnale matematico. Pugnale matematico. Se mai lo fai la grade a 3 stelle, dovrai riscrivere questo nome perché ti toglie il nome quando le aggiorni. No. Ah. Però vabbè, puoi sempre allora andare sugli scrivi, basta che te lo ricordi. Sì, tanto in caso c'è un'altra formula matematica. Bellissimo. Senza parole. Noi riusciamo a rovinare questo gioco in ogni modo possibile. Pure la chiave di Claire, dobbiamo poi dare un nome. Appunto, quando capitiamo. Io pensavo, se vuoi darle una lancia, l'importante è modificare il nome della lancia. Eh sì. Chiave Cella. In cosa la vuoi cambiare? In chiave Cella. È vero, ci sta. Così tra l'altro Atlas, così si può pure prendere. Ammazza Atlas, livello 11 inizia. Ma che è? Atlas è il cittadino che abbiamo reclutato, sì, sì, prima. Sì, ma com'è di stati di classe? È cittadino. Può cambiare classe. Fake Cliff, Tobin, Gray all'inizio. A proposito di Cliff, poi dobbiamo ricordarci. Dobbiamo ricordarci, ti sbucherà l'opzione e ci sarà solo lui da selezionare. Gli diamo. Guardalo che bello. Inizia con un'arma vera. Infatti. Cliff, Gay, Tobin e Faye non hanno questo lusso. Che cazzo di pugnale gli avete dato? È questo lo stile. Torniamo alla mappa per fare i saluti. Sì. Tanto qui abbiamo fatto tutto, no? Ah! Rispawnano. E io non odio assolutamente gli sviluppatori di questo gioco per questa cosa. Anche perché poi... Sì, vero? Vorrei dire che mi tocca andare di là. Esattamente, sulla via del ritorno. Vabbè, questo cimitero lo vedremo un bel po'. Ah, tanto se vuoi promuovere Atlas, tra l'altro, dobbiamo tornare giù dal dungeon del corallo, perché se vai su e sconfiggi il tizio, questo sopra il cimitero, Paola e Katria diranno: senti, io pensavo volessi salvare nostra sorella, però vedo che non è nella tua intenzione, noi ce ne andiamo. E Atlas, io pensavo volesse salvare mio fratello, però vedo che non intendete, me ne vado. Quindi devi riscendere dal cimitero se non ti è rispawnato, ritornare al villaggio, riprendere Atlas, rifare il cimitero, scendere giù in città, riprendere le sorelle, rifare il cimitero e poi andare a destra. Perfetto. Vabbè. Una roba fantastica. Se vado a destra Atlas rimane, no? Sì, sì, sì. Perfetto. Basta che non completi la battaglia di sopra. Quando ho avuto quel dialogo, vi giuro, ero tipo: no, sta succedendo davvero? No, devo rifare il cimitero. È stato fantastico. Cioè, il solo avervelo descritto dovrebbe aiutarvi a capire. Anzi, la prossima volta magari iniziamo da dopo il cimitero, perché se no io non c'ho voglia di registrarlo ogni volta tutto. Ma che cattivo che sei. E dai, già siamo a 58 minuti di video. E se a loro mancherà il cimitero? Pensa anche a loro, cioè. Ai nostri sviluppatori a cui piace, sì vabbè, ai nostri spettatori a cui piace tanto vedere zombie uccisi. Mio Dio. Prego per avervi illuminato la vita anche stasera. Grazie, lo apprezziamo sempre. Modestamente. Oh, tra l'altro ho notato solo adesso che Alma e Serica hanno la stessa animazione, però specchiata. Ah, è vero. Non me ne ero mai accorto neanch'io. Oh, finisce il video, arrivi a un'ora così. Sì, infatti. Vabbè, mi raccomando, se vi è piaciuto commentate, scrivete, eccetera. Anche voi volete fare qualche saluto e qualche raccomandazione? Alla prossima, lo faccio ogni volta, che dico? Infatti. Ok, alla prossima. Bye.